Cosa Tribù ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Oggi sono molto felice perché di nuovo, è già capitato un paio di volte in precedenza, abbiamo qui ospite con noi una Beats Girl, ma soprattutto vocal coach, cantante e vocal mentor e molte altre cose, ma principalmente questo, giusto Vali? Sì, grazie Cecilia per avermi invitato, un saluto a tutti. Allora, intanto grazie per essere qui con noi, oggi condividerai un pezzettino della tua esperienza nel digitale, tra l'altro un pezzettino molto entusiasmante, recente, che insomma ti ha portato un po' di dati motivanti, perché poi una delle cose, no, che succede spesso è pensare che il digitale sia qualcosa che ti offre risultati immediati, quando in realtà, oddio, può succedere, è molto raro, quando sembrano risultati immediati in realtà c'è un dietro le quinte che non ci si immagina. Quello però che succede piano piano quando si comincia veramente a lavorare al nostro ecosistema digitale è che poi sì, piano piano le cose cominciano effettivamente a funzionare quasi da sole, possono essere automatizzate o comunque semi-automatizzate, e a quel punto veramente si crea una sorta di effetto domino, diventa sempre più semplice in un certo senso, anche se poi può diventare anche sempre più complesso in base a dove vogliamo arrivare. Allora Vali, tu sei per l'anagrafe, diciamo così, Valeria Caponnetto, ma per chi ti segue sui social e per chi ti segue come vocal coach, appunto, cantante e vocal mentor, sei Vali L. Sì. E il tuo viaggio musicale è un viaggio che inizia molto molto tempo fa, insomma da bambina, ma poi è diventato un vero e proprio lavoro a tempo pieno. Tu fai concerti in tutta Italia, tra l'altro per nominarne uno dei tanti collabori anche con Roby Facchinetti, di cui sei corista dal 2014. Infatti trovare un momento per registrare questa puntata non è stato facile, proprio perché sei sempre in viaggio. Ma ad un certo punto, recentemente, poi ci racconterai tu esattamente quando, hai deciso di dedicarti anche un pochino al mondo digitale, di unire questi due mondi e soprattutto di proporti appunto come... sto parlando troppo, okay. Raccontaci. No, tutto giusto. Allora, io ho già una scuola di canto a Torino dal 2006, quindi mi sono dedicata all'insegnamento già da molto giovane, no? Però direi che a un certo punto, quando ho iniziato a vedere che c'erano tutte queste opportunità nel digitale, più diciamo fuori dall'Italia, perché in Italia appunto in questi anni sta carburando un po' di più, però circa nel 2016 ho iniziato a intravedere la possibilità di poter usare la tecnologia per raggiungere più persone. Dico così perché io ho sempre avuto un po' un'anima un po' nerd, nel senso ho sempre avuto una grande passione per la tecnologia, anche applicata alla musica. Infatti sono stata tra le prime persone ad utilizzare programmi musicali, no, quando sono usciti, e quindi mi piace molto il connubio, no, tra arte e tecnologia, avere la possibilità appunto di essere creativi e indipendenti attraverso il web e di poter proporre anche un po' le proprie soluzioni, no? Il primo passo è stato il canale YouTube, perché comunque mi piace molto comunicare, mi occupo non solo di cantanti, diciamo, ad ogni livello, ma anche da un po' di anni di professionisti in vari settori che vogliono migliorare la loro voce parlata per comunicare magari anche nel public speaking e ultimamente anche nei video. Quindi ho deciso di usare questo strumento e iniziare a fare delle lezioni online dove do una serie di informazioni tecniche, meno tecniche, piccoli trucchi, cose che potevano essere interessanti, insomma, da sapere nell'ambito del canto. E così è cominciata questa avventura. Inizialmente non c'era un vero e proprio progetto dietro, no? Poi ho iniziato naturalmente a unire un po' i puntini, a capire che il contenuto gratuito lo potevo comunque dare e comunque va bene, sono andata avanti. Adesso, tra l'altro, il mio canale YouTube ha oltre 30.000 iscritti, quindi è stato un bel successo per quanto riguarda un po' la mia nicchia, però poi ho iniziato anche a collegare un po' tutto questo dei percorsi un po' più approfonditi, quindi dei corsi veri e propri. Quindi sono partita con un corso sulla respirazione, quindi proprio un argomento molto specifico di cui
c'è molta richiesta, mi chiedono sempre un po' tutti, no, come funziona sta respirazione nel canto, no? Un argomento che ritorna, quindi mi sono dedicata a quello per poi arrivare a fare anche un percorso molto molto più completo. Ecco, la cosa è nata così, poi nel tempo ho studiato il più possibile per poter gestire un po' tutte le cose che ruotano intorno al lavoro online, no? Quindi al lavoro digitale. Ecco, a proposito di studio, c'è un aspetto, tu sei parte della membership di Pizza Academy, c'è un aspetto sì. Che in particolar modo recente magari, che ti ha colpito particolarmente e che hai subito messo in pratica con un discreto successo? Beh, ce ne sono diversi. Devo dire che una delle cose che mi aveva colpito di più erano le informazioni, per esempio, su come strutturare effettivamente una pagina, no? Una home page, piuttosto che una pagina di vendita, piuttosto che una landing page dove appunto proponi gratuitamente qualche tuo contenuto da scaricare. E proprio questa idea di dire, perché uno non sa proprio dove, come orientarsi, dove mettere questo, dove mettere quello, e ho trovato delle informazioni veramente molto chiare che poi mi hanno guidato anche un po' nello sviluppo delle altre pagine, no? che ho poi creato successivamente. E poi ovviamente il successo di cui tu parlavi prima, che riguarda questo mini corso che ho lanciato proprio ultimamente e di cui ho trovato proprio una live dedicata con tutti i passaggi, un po' come organizzare dalla A alla Z proprio il lancio di un mini corso, quindi di un argomento specifico che va a risolvere un problema specifico. Ecco, e devo dire che ti interrompo soltanto perché sì, certo. questo aspetto della specificità del problema che andiamo a risolvere è qualcosa che spesso viene bypassato, no? Perché siamo nella foga di poter dare il più possibile, la massima quantità di contenuti possibili. Cerchiamo veramente di creare dei mostri, che poi ci sta a creare dei corsi pazzeschi in cui c'è veramente tutto il nostro cuore, tutta la nostra conoscenza. Allo stesso tempo però un mini corso si chiama mini proprio perché è una piccola porta d'entrata per qualcuno che ancora non ci conosce oppure ci ha sentito nominare ma non è ancora convinto che effettivamente siamo la persona giusta per guidarlo alla risoluzione di qualunque sia il problema che sta cercando. Mm-hmm. Di risolvere. Tu all'inizio hai detto una cosa molto importante, hai detto che che c'era grande richiesta su questo argomento e quindi tu hai fatto uno dei primi corsi a pagamento, delle prime soluzioni a pagamento che hai creato è stato un corso sulla respirazione, che effettivamente è molto 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 specifico, ma hai ascoltato quello che arrivava, altro aspetto importantissimo. Certo, certo, infatti mi oriento un po' così, diciamo inizialmente sono partita un po' con quelle che erano le mie idee di quello che poteva servire anche con la mia esperienza diciamo di vocal coach non online ma offline, però poi insomma tra i commenti sotto i video, le interazioni sul blog, perché appunto anche un blog dedicato al canto, ho proprio visto che c'erano degli argomenti che tornavano e ritornavano, no? In particolare appunto la respirazione e poi quello che ho affrontato nell'ultimo mini corso, che sono gli esercizi, perché poi alla fine uno vuole essere pratico e vuole avere un programma da poter portare avanti un pochino ogni giorno. Quindi ho cercato proprio di andare incontro a quella che era la richiesta, no? Io vorrei condividere un paio di dati molto che mi hanno colpito particolarmente, devo dire, relativamente proprio a questo mini lancio, perché poi un mini corso viene lanciato con un mini lancio, che è una versione, diciamo così, un pochino più ridotta, proprio in termini anche di risorse, in termini di numero di giorni coinvolti, di quella che è la versione ufficiale di un lancio di un corso, certo. Diciamo così, più strutturato. Allora, io qui mi sono segnata un 20% di conversione della pagina di vendita, certo, è stato un lancio interno, un mini lancio interno, giusto? Quindi ad una sì, lista di persone, esatto. Che già ti conosceva. 20% di conversione resta comunque, anche per un lancio fatto a persone che ti conoscono, un dato molto significativo. E quindi questo significa che chiaramente hai beccato il problema che le persone che ti seguono, uno dei problemi che le persone che ti seguono vogliono
risolvere. Ma c'è anche un altro dato molto interessante che e consiglio chi sta ascoltando di prendere appunti, perché stiamo andando, diciamo così, a sviscerare un po' quello che Vali ha fatto e andiamo proprio a prendere un po' di aspetti, un po' di elementi che poi potete testare anche voi, anche se siete fuori dalla membership di Pizza Academy. L'altro dato significativo è invece il dato del, chiamiamolo order bump, che è il termine, diciamo così, tecnico in inglese, ma che di fatto consiste in questa aggiunta di un upsell o di un downsell, a seconda naturalmente che costi di più o meno rispetto al mini corso, che viene inserito nel carrello. Quindi è un po' quella dinamica in cui tu compri, ma prima di completare l'acquisto hai la possibilità di fare una spunta se vuoi aggiungere qualcosina che ti viene proposto in quel contesto. E tu hai avuto, Vali, una percentuale, diciamo così, di takes, di aggiunte di questo upsell del 45%, che è altissimo, è un dato altissimo. Pensate che è già considerato buono un 5/10%, quindi insomma qui c'è stato un'esplosione. Ci dici che cos'era questo order bump, di che cosa parlava? Sì, allora, il corso che Vocal Routine praticamente comprende 3 settimane di allenamento vocale con degli esercizi che vanno gradualmente sempre verso qualcosa di un po' più impegnativo, però generico, no? Nel senso, per un po' per tutte le voci, suddiviso in chiaramente tonalità maschili o femminili, però non sono specifici per nessun tipo di problema particolare, sono molto generici. L'order bump era una routine, una vocal routine specifica per le note alte. Quindi questo è una cosa ancora più specifica, di cui naturalmente i cantanti chiedono molto, perché dai, tutti vogliamo fare il super acuto, quindi visto che mi sto allenando, scusa, vogliamo anche allenare queste note alte. E allora lì ho un po' previsto che ci sarebbe stata poi quel tipo di richiesta, e quindi ho anticipato un attimo i tempi, ho detto facciamo anche questo in modo che chi vuole può espandere, un expansion pack, no? Cioè una cosa sì, che andava sì. Ad espandere un po' il tutto. E che tra l'altro, dimmi se sbaglio, ma quasi quasi è un, diciamo, una sfida, quella dell'acuto, che io mi ritrovo ad affrontare poi. Perché faccio il mio percorso, ok, capisco Brava. Come mi devo muovere, esatto. Ad un certo punto arriva il sassolino sulla scarpa, l'acuto, e non l'avevo previsto. Quindi tu hai anticipato un bisogno che si sarebbe comunque manifestato in buona sì. sostanza dopo. Io l'ho anticipato e ho dato anche le istruzioni all'interno poi del corso, per chi aveva acquistato questo piccolo pacchetto in più, di farlo alla fine del corso. Quindi è un qualcosa che si applica soltanto a chi ha già fatto il percorso base, no? Quindi ci sta, perché oltre alle 3 settimane poi l'ultima settimana la dedichi poi effettivamente alle note alte. Bellissimo. Mi sembrava un percorso completo e anche peraltro molto strategico nel senso buono del termine, perché chiaramente nel momento in cui, e questa è una cosa che può sembrare ovvia ma non è, nel momento in cui magari io ho tanti corsi, ho tante proposte, ho tanti servizi, ho tanti pacchetti, comincio a fare una sorta di Tetris random, di upsell, downsell, li metto un pochino a caso, tu l'hai pensato in maniera molto, molto sapiente, hai veramente inserito un qualcosa che sicuramente risolveva un altro problema molto specifico, ma era perfettamente integrabile con il percorso che io stavo acquistando. E questo sì. Credo sia, anzi senza credo, sono sicura al 100%, è una delle ragioni principali di questa percentuale così alta di persone che effettivamente poi hanno deciso di acquistare anche questo order bump. Ti chiedo soltanto, per dare un'idea dei prezzi, il mini corso? Allora, il mini corso ha un costo di 29 euro. Considerando tutto considerato, il suo valore è veramente molto 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 di più, però io desideravo veramente con questo corso andare incontro a tutti e dare veramente qualcosa di pratico che potesse fare subito una differenza. Per quanto riguarda la vocal routine invece, che è stata proposta come upsell, diciamo, quella delle note alte, l'ho proposta a 12 euro.
quindi veramente sono, ho cercato di andare veramente incontro a, a quelle che erano le richieste, rendere accessibile il più possibile, insomma, questo corso. Ecco, hai detto un'altra cosa importantissima, quando parliamo di mini corsi magari l'idea è quella che essendo mini, così lo buttiamo lì, senza pensarci troppo. Sicuramente un mini corso deve richiedere mini energie, perché appunto è mini e quindi ha una dimensione più piccolina, ma questo non significa che non deve avere valore, anzi, non dico che deve avere più valore di tutto il resto che proponiamo, perché tutto dovrebbe essere equiparabile in termini di valore e di professionalità e competenza che noi mettiamo in quello che facciamo, però è l'assaggio e l'assaggio è la parte più importante. Se io sono soddisfatta di un piccolo acquisto e ho veramente tutto quello che mi aspettavo, sono prontissima poi a farne un altro oppure a optare per una consulenza in persona, se è quello che faccio. Poi chiaro, ognuno, diciamo così, ha la sua, il suo nastro trasportatore, come lo chiamiamo all'interno di Pizza Academy. Ti chiedo un'altra cosa. Ah, in realtà sono rimasta molto colpita anche dal copy che hai utilizzato per le tue email. Posso leggere qualche oggetto, sì, certo, titolo delle email? Ce li ho qui e sono molto simpatici, perché naturalmente il successo del lancio, di qualunque lancio, in questo caso di questo mini corso, è dettato da vari fattori. In questo caso abbiamo nominato la capacità di individuare un problema specifico che effettivamente la nostra audience ha. In secondo luogo, la possibilità di avere un upsell o un downsell che effettivamente si integri perfettamente a questo problema, magari ne risolva un altro ancora, sempre altrettanto specifico, e che aumenti anche il valore economico, naturalmente, di quello che io sto andando ad acquistare, oltre che il valore effettivo, perché naturalmente sto acquistando qualcosa in più. E poi c'è naturalmente l'aspetto del copy, che non va mai trascurato, perché è il nostro biglietto da visita, è il modo in cui comunichiamo la presenza di questo mini corso, la presenza della nostra soluzione. Allora, sì, qui colgo anche l'occasione, ti chiederò che tipo di email era, perché tu hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 email, sì, hai creato, distribuite in 9 giorni di mini lancio, e alcune erano sicuramente email, diciamo così, più orientate a fornire valore, altre email più orientate alla promozione. Quindi la prima si intitolava "Promettimi che lo farai". Qui si introduceva il discorso degli esercizi, della costanza, del fatto proprio di cominciare a fare una routine, un training, e poi portarlo avanti, no? Anche pochino, però ogni giorno. Quindi in cui si cominciava, diciamo, a parlare del valore dell'esercizio quotidiano. Non avevi ancora, non hai, in queste mail ancora non parli dell'arrivo, sì, del mini corso? Ne parlo già subito. Ok, ne sì, parli sì, subito. Sì. Ok, quindi sì, hai unito, diciamo così, la praticità e il valore, hai creato delle mail ibride, unendo valore e esattamente promozione. Okay. Esattamente, naturalmente nella prima parte c'erano più i miei ragionamenti sul tema, no? Quindi condivido un po' i miei punti di vista, e poi ho proposto quella che è la soluzione che ho trovato io. Nel momento in cui ti capita come cantante di iniziare a girare sul web alla ricerca di esercizi, ne prendo uno di qua, ne prendo uno di là, li metto insieme, sì, però chissà se era quello giusto, però forse questo devo farlo prima, quello dopo. Ecco, si crea poi quel problema anche di rimanere costanti, perché se iniziano ad arrivare i dubbi sul percorso che stai facendo, perdi la motivazione. È anche più difficile. Quindi avere un percorso invece fatto da qualcun altro più esperto, che ha già creato un crescendo, diciamo, a livello proprio di difficoltà, eccetera, eccetera, e questo ti fa già subito sentire sicura, hai già tutto il materiale lì, sai che ci ha già pensato qualcun altro, ci sono le istruzioni, devi soltanto aprire la bocca e cantare, insomma, al tuo meglio, cercando di rimanere costante. E quindi questo è un po' il senso di questa prima mail. Ok, tra l'altro, a proposito di mail ibride, per chi non si stesse chiedendo di che cosa stiamo parlando, esiste una puntata di Impact Girl che si intitola "Email Marketing per Negate", e dove proprio parliamo di quali sono le tre tipologie di email che dobbiamo saper scrivere quando
utilizziamo il web per comunicare con i nostri utenti ideali, e quindi ci sono anche le email ibride, quindi date un'occhiata lì. Ma di fatto, semplificando, sono email, praticamente tu vali cosa hai fatto, hai comunicato, hai avuto 7 touch point, 7 punti di contatto con la tua lista attraverso queste email. Esatto. Ma l'idea qual è? Che se anche io non compro, ho comunque tratto qualcosa di utile per me. Questa è un po', certo, la caratteristica dell'email ibrida. Se io non compro subito, comunque mi ha dato uno spunto di riflessione chi mi ha mandato l'email, comunque mi ha dato un esercizio, comunque mi ha dato uno spunto, un'idea. Poi naturalmente ci sono anche le email più, come dire, nude e crude, quelle che ti dicono: guarda, c'è questa promozione, se la vuoi è qui. E infatti l'ultima, faccio solo un salto pindarico verso l'ultima email, si chiama ultima chiamata per la sfida, giusto? Qui vedo solo una parte dell'oggetto. Sì, esatto, qui si conclude chiaramente il percorso poi del lancio di quei giorni, anche se poi le persone hanno continuato ad acquistare, quelli che insomma erano arrivati un po' in ritardo, eccetera, eccetera. Però devo dire che è stato comunque un periodo in cui la chiamata è arrivata forte e chiaro, e quindi anche proprio appunto in quest'ultima mail ci sono state un sacco di persone che hanno acquistato. Penso, correggimi Cecilia, che i primi giorni, proprio e l'ultimo, siano poi quelli dove chiaramente c'è un po' più di attenzione, no? Soprattutto gli ultimi nel caso di lanci e promo, però ecco, diciamo che abbiamo varie figure. Grazie per aver fatto questa domanda, che credo possa dare anche un po' di risposte a chi ci sta ascoltando in questo senso. Ci sono naturalmente gli acquirenti più impulsivi, ci sono quelli un pochino più analitici e ci sono gli estremi di queste due categorie, poi ci sono tutti i gradi intermedi. Quindi è chiaro che l'impulsivo è qualcuno che è sull'onda dell'emozione, naturalmente devi parlare alla persona giusta nel momento giusto, del problema, certo, giusto, decide che effettivamente è quello che vuole. Probabilmente chi, diciamo così, è impulsivo in questo contesto è anche qualcuno che ti ha già sentito nominare sui social, che ti segue, che già consuma i tuoi contenuti, perché diciamo sempre che il viaggio di qualcuno che acquista da noi non è un viaggio lineare: ah, mi sveglio la mattina, vedo un'email di Vali e dico: sai che c'è, compro. No, Vali l'ho vista, l'ho sentita cantare, ho visto quello che fa, mi sono fatta un'idea. Magari in momenti di tempo libero, cioè non l'ho fatto con l'intenzione di andare poi ad acquistare qualcosa, ma nel momento in cui Vali mi dice: guarda che c'è questa novità, io acquisto subito. E poi ci sono invece, diciamo così, il gruppo più analitico, e anche il gruppo dell'ultimo minuto, che poi siamo un pochino tutti, è un po' tutti noi questo, sì, gruppo. Sì, lo abbiamo fatto tutti almeno una volta, almeno di aspettare una. Proprio... Nel momento, anche perché tu avevi messo un timer, giusto? Cioè era un tempo di scadenza. Sì, sì, okay. Diciamo di sì, anche se comunque questo corso continua a essere a un prezzo molto accessibile rispetto a quello che è il suo valore, sì, sì, però in quei giorni in particolare. C'è un'email di cui vorrei leggere l'oggetto perché è veramente carina, mi ha colpito molto, che dice: hai ricevuto il mio vocale? Che cos'era? Ah sì, qui ho voluto fare una cosa di testa mia, una cosa un po' diversa, perché ho pensato che comunque sia, è bellissimo scriversi le mail, eccetera, già chiaramente crea il rapporto, no? Però siamo molto abituati anche a mandarci questi vocali, no? Attraverso WhatsApp, eccetera. Ho detto: ma mi piacerebbe questa volta fare una cosa diversa, o faccio il video o scrivo, voglio mandare un vocale. E quindi ho creato un vocale dove appunto parlavo ancora del discorso degli esercizi, mettendo in luce quelli che sono i tre errori principali, no, che vengono fatti quando si fa un po' di esercizio vocale, oppure quando si decide di migliorare la propria voce attraverso vocalizzi, routine, eccetera, eccetera. E quindi io ho approfittato per fare una cosa un po' diversa, perché secondo me è anche bello che le persone ti sentano, diciamo, in modi diversi, no? Sono abituate a vederti in video, magari poi tu gli scrivi, però anche il vocale mi sembrava assolutamente un modo carino. Hai avuto un'idea geniale, sia perché naturalmente tu parli a chi è interessato ai vocalizzi, quindi comunque il gioco di parole è stato molto bello, sia perché, certo, è vero, tra l'altro ultimamente anche a livello social, dei social più tradizionali, il mondo dei vocali, tralasciando i podcast che da tempo in memoria ormai insomma sono molto molto popolari, però stanno acquisendo uno spazio sempre sempre più ampio.
Io Vali, se sei d'accordo, farei un breve recap di quali sono gli assetti che hai creato per gli assetti digitali che tu hai creato per andare poi a creare questo, a fare questo mini lancio. Allora, ti chiedo anche un'altra cosa che può essere utile a chi ci sta ascoltando. Tu questo lancio l'hai fatto a una lista di iscritti già presente, l'hai fatto sì. anche fuori o questi sono risultati soltanto interni? Non ancora. Okay, ottimo. Prossimamente ho voluto insomma partire con i miei iscritti, mi sembrava la cosa migliore da fare, quindi i miei risultati per ora sono sulle persone che mi conoscono già. Ecco, con questi risultati io non oso immaginare cosa succederà quando comincio a farti conoscere, perché poi questa diventa una porta d'entrata utilissima. Certo. Ed essendo un mini corso no, all'interno della membership di Pizza Academy abbiamo, non solo lì naturalmente, ma insomma parliamo di freemium e parliamo di mini corsi che possono essere utilizzati in maniera quasi interscambiabile. Ovvio che un mini corso è qualcosa che per cui chiediamo una certa cifra, per quanto minima, mentre il freemium o freebie, che lo si voglia chiamare, è qualcosa di puramente gratuito. Chiaro che se io comincio, tu non l'hai ancora fatto, ma se io comincio a fare advertising, quindi sponsorizzate con un mini corso, quel mini corso mi può aiutare a certo. crearmi una lista a costo zero, perché di fatto per quanto magari non riesca ad avere un grande profitto, perché naturalmente il prezzo di un mini corso è quello che è, io posso comunque riuscire a pagarmi di fatto le spese della sponsorizzazione. Quindi gli assetti che tu hai creato sono stati, oltre al mini corso, una pagina di vendita, naturalmente. Esatto. Una pagina carrello, la pagina di ringraziamento post acquisto. Certamente, sì, la pagina di ringraziamento post acquisto, che inizialmente per un mio, diciamo, tentativo, per una mia prova che ho voluto fare, l'ho utilizzata anche per proporre un eventuale altro corso successivo a quello, no? Quindi è una sorta di upsell però successiva all'acquisto. Che però non è stato, diciamo, la soluzione migliore, ma comunque di base si trovava sulla mia pagina di ringraziamento. Quindi sì, questi sono gli assetti principali, non credo che non mi sfugge altro, vero? No, e questo ci dà l'idea di quanto davvero minimo è, che non è inesistente, non vuol dire inesistente, ma minimo è il lavoro per lanciare un mini corso rispetto naturalmente ad un ecosistema un pochino più ampio, quindi può essere un'ottima sì. strada per chi inizia. Quello che hai detto e con cui chiuderei la nostra chiacchierata, perché di fatto abbiamo detto un sacco di cose che se, cioè, uno veramente può prendersi una pagina di appunti e lanciare il suo mini corso domani, ma hai detto una cosa importantissima, tu hai testato due tipologie di upselling contemporanea. In realtà sì. la prima era un downsell che tu hai messo a carrello, quindi mentre io acquisto, prima di concludere, posso scegliere se aggiungerlo o meno al carrello. Invece la seconda è stata una vera e propria upsell, perché mi dicevi che invece il corso proposto costava di più del mini corso. Un po' di più, sì. E l'hai proposta appunto come parte della tua pagina di ringraziamento. Quindi immaginate, no, che io acquisto, dopodiché mi arriva una pagina che mi ringrazia per l'acquisto e mi dice: prima di andare dai un'occhiata qui perché c'è questa possibilità, naturalmente ad un'offerta speciale, e quella per te non ha funzionato. E devo dire che questa sperimentazione, io sono come una bambina in un negozio di caramelle quando parliamo di queste cose, perché sperimentare è il modo migliore sul web per capire cosa funziona per noi. Non ci sono delle formule predefinite per cui facciamo copia e incolla, quindi l'ha fatto lei, lo faccio io. Ci sono delle basi iniziali, poi però sta a noi metterci, no, il camice da scienziata e sperimentare, dire ok, questo ha funzionato, questo no. Non è detto che non funzioni più avanti, però in questo modo tu hai trovato il tuo modello. Ho trovato la combinazione giusta per quel tipo di proposta, perché magari poi lo stesso corso che ho proposto come upsell in coda a qualcos'altro potrebbe funzionare, chissà. Però in questo caso sono contenta perché mi ha dato la conferma di quella che era la combinazione ideale. Senti, dove ti troviamo per scoprire come possiamo fare i nostri acuti senza stonare e prendere delle stecche pazzesche?
Allora, sul mio sito www.valiel.com, dove c'è il blog, dove ci sono anche, c'è anche la possibilità di accedere appunto al corso di vocal routine di cui parlavamo adesso, un sacco di informazioni sul canto per chi volesse delle lezioni, eccetera, eccetera. E poi, vabbè, c'è il mio canale YouTube che io amo tantissimo e porto avanti con grande passione, che si chiama Valiel. Quindi non ci si può sbagliare, insomma, in qualche modo Ottimo, ottimo. imperverso. Sei un pochino ovunque, che ci sta, anche se poi non è vero, perché tu hai scelto dei canali precisi e hai deciso di puntare su quelli, che è Sì. un'altra cosa importante, ma aprirebbe un'altra conversazione. Ma tanto, ragazze, che vi devo dire, su Impact Girl ho trovato un sacco di puntate dedicate ad ogni argomento che di fatto abbiamo toccato oggi, non legato al mini corso. Abbiamo toccato un pochino di email marketing e trovate un sacco di puntate su questo. Abbiamo adesso, in questo momento, proprio di striscio, toccato il mondo dei social e trovate diverse info su questo. Poi, naturalmente, se siete interessate a far crescere la vostra attività al mio fianco, ma anche a fianco di Biz Girls, come ci chiamiamo all'interno della membership di Biz Academy, come Vali, ad oggi siamo, credo, siamo oltre 260, stiamo pericolosamente raggiungendo il limite massimo oltre il quale non mi sarà più possibile poi seguire ogni ragazza all'interno, come faccio adesso, praticamente quasi one on one, e quindi poi chiuderemo le porte. Se avete voglia di scoprire un po' di più di questo mondo, ci scrivete un'email a team@biz-academy.it, ci raccontate cosa fate, e solo se effettivamente capiamo che Biz Academy vi può aiutare, la membership di Biz Academy vi può aiutare, vi daremo il link magico per accedere fino a quando sarà possibile. Vali, c'è qualcos'altro che vuoi condividere? Una pillola di incoraggiamento per chi è là fuori e si sta digitalizzando in questo momento? Come dicevi tu prima, questo tipo di, diciamo, di passaggio al digitale non è una cosa immediata dall'oggi al domani, però se si riesce ad avere un po' di costanza e pian piano si impara poi ad organizzarsi in modo da diluire un po', insomma, tutte quelle che sono le attività che soprattutto all'inizio sono tante, no? Magari da fare da soli, poi si possono raccogliere dei bei risultati e comunque sia si può andare sempre veramente in crescita. Crescendo. Quindi è un po' un incoraggiamento in questo senso. Alla lunga premia veramente questo tipo di percorso se c'è la passione e la voglia naturalmente di portarlo avanti. Io ti ringrazio, Vali, è stato bellissimo estrapolare dalla tua esperienza un po' di spunti utili per chi ci sta ascoltando, e naturalmente ringrazio tutte voi per esservi sintonizzate in questa nuova puntata di Impact Girl. Ci vediamo, come sempre, alla prossima. Grazie a tutte. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi, come sempre, ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.